la nostra estemporanea filmica, NEF. Ma allora forse anche là è così. No, là c'è il ritorno. Si cerca qualche progetto di parlare di un termine di encomiastico. Infatti l'ha fatto. Posso dire a lui? Ma mi serve quello. Vabbè, se mi dice lui, non mi dico. È meglio che dica. Vabbè, dai. Senza intro. 1, 2, 3, 4. Sembra un po' coso, Erbeto Pascò, sì. Quello stile lì. Ma è martedì. Ok, è presto ancora. Sì, mano a mano, sono 8 minuti. Non è più come quando eravamo giovani, che suonavamo 3-4 ore. 5 ore, però avevamo una chitarra, adesso 2 ore. No, avevamo due chitarre. Avevamo. È vero, sì, è vero. Hai ragione. Sia per te che per me, e per tutti. E poi Marco aveva sempre spesso un altro solista. Vabbè, ma quando siamo io e Paolo va tutto bene. Micia! Tremenda. Stava mangiando la giacca. Però aspetta. Ma se no vengo qua. Aspetta. No, ma prima. Ma no, aspetta. Perché tanto dobbiamo andare giù di là. Aspetta qua. Vengo qua, piovo. Ok. Ho un po' di problemi fisici. Un po' tanti. C'ho un'occlusione della arteria femorale. C'è proprio una palla così nera che chiude la via al sangue. Ma che si può fare? Levarlo, vanno con le sonde. Sai. Ok. Poi c'ho una macchia su questo polmone e questo mi preoccupa parecchio, perché è una macchia grossa così, di sigarette. Poi un'altra cosa. C'avevo l'epatite, però in carcere mi hanno fatto fare una cura americana che costa 80.000 euro. Siccome paga lo Stato, era okay. Sperimentale ancora. Ok. Però ha funzionato, ha debellato il virus, sparito proprio. E allora quando ho fatto le analisi del sangue, c'erano dei valori un po' alti, che però non sarebbero dovuti risultare così alti. Uh-huh. Allora le ho rifatte, e mo il 16 le vado a prendere, vediamo un po'. Dovrebbe essere tutto a posto, perché sto bene. Prima mi addormentavo,
Vado avanti tu, vado, anche io sono giusto. Astivia. Ste gambe. Vado io davanti perché sono vecchio. Ok. Come ti trovi adesso in questa quarantena? Che fai? Io ci sono abituato a stare da solo, non è un problema. Però sì, stare a casa così, mi pare di stare in galera, no? Mi pare di averne fatto già abbastanza, per cui... Però vabbè, piano piano passerà tutto, speriamo. Quindi questa cosa non ci voleva proprio. Poi dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto con lo scioro di Maurizio Carrillo, è arrivata sta botta, ci ha interrotto. Io non riesco a studiare tanto perché non riesco a stare né seduto né in piedi, che mi fanno un po' di gamba, per cui mi devo interrompere in 10 minuti, allora ho lasciato perdere. Quindi per adesso, finché non sto di nuovo bene, suonare sarà un po' difficile, poi bisognerà vedere come si può fare questa storia dello show. Dello show è più che altro un momento di aggregazione, uno stare insieme, per aprire, fare quattro cacce, fare quattro pezzi, cioè tutti insieme. Se invece adesso, almeno per adesso, non si può più fare.
il mio interesse per la musica è praticamente da quando sono nato. Sì. Perché mia madre era una musicista, era un organista. Poi aveva incontrato mio padre, si erano sposati. Siccome mio padre era un pastore protestante, lei poi suonava l'organo e dirigeva il coro delle chiese dove mio padre faceva il pastore. Per cui abbiamo sempre, io e i miei fratelli, abbiamo sempre cantato, suonato da tutta la vita. Io preferivo la musica classica, soprattutto quella barocca, perché suonando il flauto c'è un sacco di cose da suonare, c'è un repertorio molto vasto. E poi ho preso il traverso, ho cominciato a studiare, sono entrato in conservatorio alla Spezia, poi c'ho avuto un periodaccio che purtroppo mi facevo di roba e allora sono stato quasi 10 anni senza toccare lo strumento. Poi un giorno sono andato a trovare mio fratello a Firenze, lì c'era a casa sua il flauto della sua ragazza, mi sono rimesso a suonare e da lì ho ricominciato a studiare in pratica. Ma come il scioro è arrivato a te? Lo scioro è un po' particolare la storia, perché a parte che già lo conoscevo attraverso mio cugino Mino, lui ci aveva già portato delle vecchissime registrazioni di Piscinghigna, gente così, Jacob do Bandolin, proprio registrazioni molto vecchie. Avevo sentito alcune cose, ma lì per lì non mi era piaciuto tanto, ma più che altro perché le registrazioni erano molto vecchie, non si capiva molto, capito? E fare lo scioro è successo che io abitavo a Santa Marinella con la mia ex donna e sono andato a Roma, questo 6 anni fa, e sono arrivato un pomeriggio che Paolo c'aveva le prove col vecchissimo gruppo di scioro da dove è nato tutto praticamente, erano i Santippe, una cosa del genere, non mi ricordo bene. Erano praticamente un gruppo dei vecchietti, perché c'era mio fratello Paolo, il chitarrista che aveva 65 anni, il panderista lo stesso 65 anni, e c'era un altro flautista insieme a loro. E quel giorno non c'era lui. Allora io ho preso il flauto di mio nipote e ho detto, vabbè, fammi provare. E abbiamo fatto Dosso del Coco. Io poi mi sono anche fissato un po' con Dosso del Coco, tre volte facevo le prove e finivamo con Dosso del Coco. E da lì ho cominciato a suonare lo scioro insieme a loro.
La cosa è diventata un po' più seria perché abbiamo praticamente studiato Piscinghigna e gli autori un po' più vecchi come Bandolin e altra gente. Poi da lì io ho cominciato a scaricare spartiti su spartiti e sono arrivato a Maurizio Carrillo. E da lì piano piano abbiamo cominciato poi a studiare solo Maurizio, a fare questa impresa titanica di suonare tutti i suoi pezzi. Cioè, ci hanno preso per il culo tutti e tutti ci hanno detto ma che state facendo? Invece secondo me è stata una gran cosa, è stato un po' come tornare in conservatorio, lì si studia tutto, non è che ti limiti a studiare un concerto, praticamente li studi tutti. E con lo Sciaro praticamente è stato così, è stata una ricerca. Poi è uscita fuori questa storia di fare tutta l'antologia di Maurizio Carrillo. Sono 870 brani. Adesso poi abbiamo fatto questa selezione, lo sai, no? Sono una sessantina di pezzi. Sono i più facili, diciamo, da suonare, in modo che li possano suonare tutti. Perché comunque sono da leggere, non sono brani che ti puoi ricordare a memoria. Poi invece abbiamo cominciato a fare le cose proprio in ordine alfabetico, dalla A alla Z, per cui tutta la A, tutta la B, tutta la C, siamo andati avanti piano piano così, sempre con Maurizio. Perché ci piace lo Sciaro in Italia? Perché in Italia, se tu vai in giro a sentire la nostra musica, quella popolare, è molto simile. Sì. Tipo, non so, le tarantelle, le canzoni strappacuore dei napoletani, ma anche dei piemontesi o dei milanesi, capito? Sono delle canzoni bellissime, popolari, suonate, accompagnate, che so, dal mandolino o dalla fisarmonica, che ecco, la fisarmonica è uno strumento per eccellenza che si suona in Italia. E viene tutto dal popolo, un po' dalla sofferenza del popolo che è appunto costretto a lavorare per sopravvivere, e un po' anche dalla cultura che comunque c'è sempre stata in Italia della musica. Gli unici che non avevano una musica, che si può chiamare musica come la intendiamo, erano i romani. I romani anche archeologicamente, per quanto riguarda la musica, non è stato trovato, cioè è stato trovato pochissimo, e tutto quello che è stato trovato più o meno riguarda la guerra. Sì, perché per esempio quando i grossi battaglioni attaccavano, prima del grosso battaglione entravano i musicisti con le trombe, i tromboni, i corni e le percussioni dietro, tamburi, grancasse, che avanzavano facendo grandissimo rumore, capito?
che era una cosa che un po' intimoriva il nemico, sì, perché sì. Poi dietro il gran rumore c'era l'esercito vero e proprio, però non è mai stato trovato niente di scritto dai romani, che so, una canzone, uno stornello, qualcosa del genere, che, cosa che invece per esempio in Grecia è successo tantissimo, in Spagna anche, invece fra i romani niente, erano selvaggi e basta. Sempre ribadito nello show, perché a noi ci fanno le critiche che noi lo show non lo sappiamo fare, come va fatto, no? E io penso, sì, è vero, ma perché? Perché siamo italiani, non siamo brasiliani, che è una cosa che ho sempre sostenuto. Tu che sei italiano non farai mai lo show come lo fanno i brasiliani, sì. Perché è una musica loro. Anche se su questa cosa c'è da discutere, perché lo choro nasce dalla musica europea, che era stata portata in Brasile nei salotti dei borghesi, quando si incontravano, insomma, il pianoforte, il violino, il clarinetto, e suonavano i valzer di Chopin, Strauss, le mazurche, cose, le polche per ballare, capito? Che era musica che veniva dall'Europa, a cui poi è stato aggiunto il ritmo brasiliano. A me chi mi critica dicendo appunto te non sarai mai uno sciorò, mi fanno questi, vabbè, sti cazzi, capito? Non lo sarò mai perché sono italiano, perché io do la mia interpretazione dello sciorò, che va bene lo stesso. Non è che mi puoi dire ah ma no, ma non va bene, devi fare così per forza. Eh no, perché sennò poi alla fine non è più musica. Diventare brasiliano e suonare bene, fare bene lo show come lo fanno i brasiliani, no, non è così, perché tanto non riuscirai mai a farlo perché non sei brasiliano. Facevo un'altra vita, facevo una vita di strada, stavo sempre fuori, c'avevo un sacco di soldi, andavo, spendevo, compravo, facevo i macelli, facevo i traffici, ma nemmeno... non c'avevo mai, nemmeno il tempo materiale di suonare. Mi pento solo di aver fatto una cazzata, cioè la cazzata di non essermi comprato un flauto come si deve, anche se mi ricordo che ai tempi ci avevo pensato di comprarmi uno strumento proprio di quei belli costi da 10.000-20.000 euro. Per il resto è stato tutta vita da strada e poi qualche anno in galera. Questo ultimo periodo in prigione, per esempio, davo lezioni di musica a un ragazzo che stava con me, che anche lui era appassionato e voleva imparare. Allora mi sono messo lì a insegnargli un po' di teoria. Un po' di solfeggio, tutte queste cose qua. Vabbè, ho pagato tutto quello che c'avevo da pagare. Sì, mi sono divertito parecchio. Poi ho detto che ho sempre avuto un sacco di soldi, compravo quello che volevo. Però, come si dice, il crimine non paga, no?
Ma più che altro quando sei un piccolo criminale, quando sei un grande criminale, ci sono altre soddisfazioni, sempre se si possono chiamare soddisfazioni. Ci sono più responsabilità, ci sono tante incognite. Non ti puoi permettere di essere buono e essere un criminale. Io, siccome sono più buono, a parte che non penso di essere mai stato un criminale, per davvero. Non ho mai fatto del male a nessuno, nemmeno se c'era chi mi fregava. Non sono mai andato a cercare quello che mi doveva dare i soldi, capito? Chi se ne frega. Vabbè, è andata così, io ho perso, stop. Magari la volta dopo ci stavo più attento, perché poi impari, no? Niña dos Palmares o la Caixa di Pandora. Ma Marco, dove finisce? Se è addormentato. Si sarà addormentato. Thank you.
po' d'uno. Solo così. Ti suggerisce di fare del contrappunto. Prima domanda. Prima domanda. Almeno mi faccio due risate, dai. Dai. Ok. Allora, che dici questo momento? Da quanto tempo che non suoni con il gruppo? Abbiamo suonato qualche giorno ancora io e Paolo, mio fratello che suona il cavacchino. E poi sono rimasto a casa. Io abito a Bracciano, anzi. Qui siamo ospiti di mio fratello Paolo, è in genere dove si fa lo scioro. E comunque sì, anche adesso non sto bene, ho dei problemi fisici alle gambe, ai piedi, non riesco a camminare, ho ferite un po' da tutte le parti. E non sono tranquillo, sono dimagrito 14 kg. Non riesco a tenere manco il flauto così. E poi il problema non è tenere il flauto, perché volendo ce la faccio, ma sono i piedi, che dopo un po' devo muovermi, camminare, perché cominciano a bruciarmi, a gelarsi, un macello. Per cui da un po' di tempo qua dentro musica non ce n'è, c'è più il silenzio che... Scusami un attimo, devo camminare, sempre per questa storia che non sto bene. Ai, mamma mia, che dolore. Eccomi. Piano piano. Vedi, sono purtroppo non sono neanche nello spirito di suonare, capito? C'ho proprio la testa e l'animo da un'altra parte, sta presso ai dolori che sono preponderanti. E poi soprattutto non smettono mai. Non c'è mai così. Giusto quando quando riesco ad addormentarmi, chiaramente dormendo non sento niente, però appena mi sveglio è ancora peggio. Vabbè, comunque. Ma non c'è un giorno che magari ti svegli e ti senti un po' meglio? O... Sì, quello sì, certo. Dipende. Dipende. Dipende anche dal tempo. Sì? Se c'è più umidità mi fa più male. Sì. Se è più secco sto meglio. È la notte che è un problema. La notte è veramente tragica. Sto sempre a fare avanti e indietro, perché se sto fermo il sangue non circola. Per cui mi si raffredda tutto il piede e poi cominciano i dolori delle ossa.
macello. Forse per me taglierei tutto. Basta. È che quando uno suona è in movimento. Adesso non, a prescindere dal fatto che sono un flautista e sto in posizione così, ma comunque mi muovo perché muovo le dita, capito? Mi sposto, mi abbasso un po', cerco il suono migliore spostando lo strumento e tutto quanto, no? Ed è vero, movimentazione è vita. Se stai fermo non fai niente. Aspetta che mi alzo 5 minuti, faccio un giro. C'è ancora luce? Sì. Ho 59 anni. Devo pensare quando sarò, quando ce ne avrò 70, che cazzo fa, dove sto? Penso alla mia vecchiaia, devo trovare una strada perché io non ho niente, ma sai che vuol dire niente? Mi piacerebbe finire la mia vita in mezzo ai monaci tibetani, ma in Tibet, su nelle montagne. Quello mi piacerebbe. Vedremo, non è escluso. Dolore. Vabbè, dunque, riprendiamo da dove ci siamo interrotti. Si vede il basilico sul tavolo? Sì, sì. Questo è il basilico con cui dopo faremo il pesto, visto che siamo in Liguria, a La Spezia, a casa di mia sorella Elisabetta. Sono qui per finire di curarmi. Le operazioni le ho fatte tutte e due. Adesso devo solo stare attento a... cosa mangio, non fumare, non bere, fare niente di queste cose. Devo cercare di camminare, che invece, siccome mi fanno molto male i piedi, cammino poco per adesso. Però dovrei camminare un po' di più, soprattutto per la gamba destra, perché mi hanno messo un bypass e devo muoverlo, farlo lavorare. Comunque, dette queste sfighe, disgrazie, volute, perché con la vita che ho fatto, normale. Sigarette, birra, di tutto e di più. Cocaina, eroina, fumo, erba. Chi più ce n'ha, più ne metta. Era chiaro che prima o poi l'avrei pagata, no? No, speriamo che passa presto, perché non ce la faccio più, i dolori sono molto forti. C'è da dire però che non sto prendendo più antidolorifici. Per cui mo piano piano. E comunque sono venuto a stare a Spezia per stare tranquillo, perché a Roma non era più possibile. Troppo casino e non potevo più stare lì. Qua invece c'è mia sorella che si prende cura di me. Mi fa le medicazioni, per cui sto abbastanza bene. E quindi non pensi di tornare a Roma per ora? Per il momento no. Poi vediamo se riuscissi ad avere una situazione economica che mi permette di stare in qualche posto a Roma da solo, allora sì. Perché praticamente adesso sono handicappato, che ho il bypass su cui potrei già chiedere le sovvenzioni dallo Stato. Vediamo un po' cosa mi danno, mi serve assistenza più che altro. Ma qual è la tua storia con la città, la Spezia? È una storia molto travagliata. Siamo arrivati alla Spezia
per il lavoro che faceva mio padre, la chiesa che hai visto, lui era il pastore di quella chiesa in via Milano 40. E siamo arrivati qua quando io avevo 17 anni. E poi in pratica siamo rimasti qua. Perché poi mio padre dopo 7 anni si è trasferito a Bari. Invece io, mia sorella e i miei fratelli siamo rimasti qui, alla Spezia, perché eravamo già abbastanza grandi, capito? C'avevo 24-25 anni. E è stata, guarda, la vita alla Spezia non è per niente facile, non era per niente facile. È stato tutto un giro di droga, con storie abbastanza pesanti. Però devo dire, ho fatto il conservatorio qua. Mi sono diplomato in flauto, per cui qualcosa di buono comunque c'era. Poi facevo il pasticcere. Solo che è una città dove non si faceva un cazzo dalla mattina alla sera. Chiaramente che fai? Non è che lo devi fare per forza, per carità. Infatti certe volte, anche se non mi piace dirlo, perché è un po' da stupidi, quando ci ripenso mi pento del tempo che ho perso e che non ho dedicato allo studio del flauto, cosa che invece avrei dovuto fare, invece di perdere le ore a farmi i cannoni in giro nei posti. Qua ci sono dei posti bellissimi, sia al mare che in montagna, e da ragazzini noi andavamo con i motorini o su in montagna oppure in qualche posto al mare, facevamo 2 o 3 cannoni, poi andavamo nelle osterie, un gotto di vino bianco, il panino con le acciughe, la giornata era finita. Poi il giorno dopo andavo a lavorare. E poi c'avevo 3 giorni alla settimana al conservatorio e ci stavo praticamente, finivo di lavorare e andavo in conservatorio. Lo scioro io spero di ricominciare al più presto possibile. Vorrei cercare di fare qualcosa qua in questa città, perché questa città è una città piena di musicisti. C'è una scuola di samba, ce ne sono 2 addirittura. E vediamo un po' quest'inverno, che finisce l'estate, vediamo di riuscire a fare qualche cosa. Ma c'è un genere che ti manca un po' di suonare o il scioro è quello che ti va di suonare di più adesso? Lo scioro è quello che mi va di suonare di più. Però devo dire che ogni tanto mi manca... io suonavo delle sonate da Bach ai moderni, tipo Poulenc, questa gente, Saint-Saëns, questa gente qui. E quello ogni tanto mi piacerebbe riprendere a suonare qualcosa. Chiaramente è tutto diverso, perché la musica classica è in battere. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Lo scioro invece è 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il tempo forte è sul 2. Che viene tutto spostato. Mi sa che ce l'ho, sì. Thank you.
chiuso in bellezza. Ma che scioro! Ha fatto proprio un paio di dischi, no? È stata una mia disattenzione. Dovevo pensarci prima, molto prima. Almeno un anno prima. Quando ho cominciato a sentire le prime difficoltà. Avrei dovuto fare gli esami approfonditi e avrei scoperto che ero da operare subito. Però vabbè, inutile piangere sul latte versato, no? Me lo merito e stop. Speriamo che finisca tutto bene. Guarda, io mi devo alzare. Facciamo che finiamo qua e riprendiamo domani. Perché adesso proprio mi devo alzare un pochetto.